Allora, buonasera a tutti quanti, vi ringraziamo per essere benvenuti a questa importante manifestazione letteraria per un libro che io definirei un gioiello letterario, ed è del professor Roderico Rusticò. Vorrei che il maresciallo dei carabinieri, comandante di stazione, per portare il saluto del colonnello. Ah, perfetto. Ringraziamo il colonnello e il maresciallo per la gentile presenza. Presentare il professore, penso che il professore Misticò non abbia bisogno di presentazione perché è molto conosciuto non solo nella nostra regione, in quanto professore di storia, latino, italiano, greco e di geografia. Ha avuto tanti riconoscimenti nel corso della sua carriera, tanti premi, ha scritto tanti libri, saggi di storia, tra cui citerei la storia della Calabria e dell'Italia. E quindi passerei all'introduzione della serata da parte del presidente dell'Associazione Universo Minori, la dottoressa Rita Tulelli, alla quale vanno i nostri ringraziamenti per aver organizzato questo evento. Innanzitutto ringrazio i presenti e ringrazio soprattutto il professor Roderico Misticò per averci dato la possibilità di leggere questo suo meraviglioso testo, Museioniche. Museioniche, appunto, io ho deciso di presentarlo agli Adonis in qualità di presidente dell'Associazione Universo Minori perché ha un'importanza veramente aulica, in quanto si parla della storia, è un excursus storico. Infatti, il primo tomo arriva fino ai tempi di Gioacchino da Fiore. Poi, ovviamente, il professore, come parlavamo una volta scorsa con il professore, diceva seguirà un secondo tomo che arriverà fino ai giorni nostri. E io di questo libro posso dire che appunto si parla della Magna Grecia, di questa Magna Grecia che troppo spesso se ne parla però poco si conosce. Infatti non sappiamo noi molto spesso che i discendenti di Romolo vennero in Calabria ad apprendere quelle arti che le dure vicende del governo e dello Stato avevano appunto loro vietato. E quindi scendendo in Calabria i discendenti di Romolo affinarono il loro sapere sulla lingua e sugli animi. Io voglio citare Bacone perché poi del libro ovviamente ne parlerà di più l'autore e ne parleranno gli illustri relatori. Io voglio soltanto utilizzare una frase di Bacone prima di salutarvi. Cioè Bacone parlava del libro usando una metafora. I libri devono essere, alcuni libri possono essere assaggiati, altri possono essere tangugiati ed altri invece pochi però, masticati e digeriti. Io affermo che Museioniche, il libro del professore Federico Mistico, è un libro che deve essere assolutamente assaggiato, assolutamente letto, perché è un libro appunto che arricchirà gli animi e il bagaglio culturale di tutti noi. Grazie mille. Allora, per i saluti da parte dell'amministrazione comunale, inviterei al tavolo del relatore l'assessore alla cultura Tony Sgromo. Non c'è. Ritorna. Va benissimo. Allora, un saluto lo vuole fare l'avvocato Franco Procopio da parte del Novus La Fenice. Anche da parte dell'Associazione Civica Sabiniana di Serra Sabina, che è impegnata in spesso iniziative di carattere di sfondo culturale.
dovrebbe essere qui tra di noi anche il presidente, ma purtroppo per motivi, per gravi motivi familiari è dovuto partire addirittura in Canada, quindi non è potuto essere qui tra di noi. Qualche riflessione sul museo, perché ho visto il libro, non dico da quello che ho detto in maniera approfondita perché il libro c'è ne vuole, cioè adesso, ma qualche riflessione, ecco, guardando qui e lì. Ecco, le muse ioniche che hanno ispirato come dire, i nostri antenati costituiscono quello che è la nostra memoria. Scrittori, narratori, poeti che praticamente ci hanno come dire, indicato la via, la rotta da seguire. E allora Mediterraneo come crocevia di civiltà greca, ma non solo greca, penso alla grande civiltà con l'Egizia, o le altre civiltà come quelle assiro-babilonesi, che proprio in questo periodo sono minacciate da integralismi, da fondamentalismi, da interessi di potere. E allora assistiamo, ecco, volgendo lo sguardo al Mediterraneo dei nostri giorni, praticamente vediamo che è diventato, come dire, un mal nostro, tanto per dire con Seneca. Assistiamo proprio a una caduta della religiosità dell'inconscio, ossia una caduta di quelle che sono, come dire, l'unità delle coscienze. E allora bisogna fare qualcosa. Bisogna dare più contenuti, ma ulteriori contenuti a quelle che sono le coscienze. E questo come? Certamente attraverso la cultura, ovviamente non solo la cultura, ma la cultura è uno degli strumenti diciamo così, fondamentali, perché la conoscenza, ecco, attraverso la conoscenza mnemonica si riesce a raggiungere con quel tipo di conoscenza che come dire, emozionale, non la puoi esprimere con le parole, non la trovi neanche sui libri. E quella conoscenza che Platone ed Aristotele, in maniera concettuale diversificata, definivano noetica, ma che si riesce poi a materializzare con le azioni, con i comportamenti, quindi con le scelte. Ecco, questo è quello che praticamente chiaramente questo è il come, ma poi chi ha il compito di fare questo, diciamo così? Certo, un ruolo preponderante ce l'hanno i governi, le scelte politiche che devono essere popolate, ma soprattutto ce l'hanno quello che definisco le grandi istituzioni tradizionali, ecco, penso alle chiese in generale, ma anche ad altre associazioni, altri ordini che sono altrettanto tradizionali e che esplicano giornalmente quella che definisco religione laica. Praticamente camminano in parallelo, come parole, per un obiettivo comune, quello del bene dell'umanità. E allora, ecco, quello che bisogna fare è rendere, come diceva Bert Parodi del sito, rendere la società, tutta la società, una rete di persone migliori. È un ruolo fondamentale, anche in questo ce l'ha ovviamente la scuola, è fondamentale per le future generazioni, perché in questo periodo si sente parlare tanto di scuola, ma i contenuti scolastici, che cosa insegnare, come insegnare, e soprattutto, come dire, incentivando, gratificando quelli che sono gli insegnanti, non moltiplicando, perché se gli insegnanti non vengono incentivati e comincia a perdere la passione, la fiducia e magari pure il coraggio. E il coraggio, come dice qualcuno, è la virtù primaria che magari garantisce tutti gli altri. Questo è quello che mi ha un pochettino suggerito il libro
un po' estemporanea, non è del professore Mistico. Io ringrazio e saluto e ringrazio per averci dato un ulteriore goccio di saggezza. Grazie. Do la parola all'onorevole Angela Napoli, presidente dell'associazione Risveglio e Reale. Quando la dottoressa Rita Tonelli mi ha coinvolta, come fa sempre in tutte le sue egregie iniziative, per la presentazione di questo libro, non nascondo che ho avuto un po' di perplessità nell'accettare, perché conoscendo il professore Ulderico Mistico da una vita, conoscendo la sua preparazione in materia umanistica, so benissimo quanto abbia lavorato, non mi sentivo assolutamente all'altezza di entrare nel merito di questo saggio, perché questo libro io lo considero veramente un saggio. Oggi però, dopo aver avuto l'opportunità di leggere il libro e di comprendere tante cose, di meditare anche su alcune pagine che cercherò di presentare anche per essere d'aiuto e coinvolgere sulla lettura di questo libro, oggi non che mi senta all'altezza assolutamente di fronte al professore Mistico, però ringrazio per avermi coinvolta, perché la lettura di questo libro mi ha portato a degli spunti. Intanto mi ha invitata a riprendere un po' alcune letture e a cercare di capire bene il significato di ciò che ha rappresentato per la nostra Calabria il periodo della Magna Grecia, di quanto quello stesso periodo non sia stato sufficientemente discusso e non sia stato sufficientemente studiato, e oggi più che mai ho l'impressione invece, proprio per la cultura che c'è stata in quel periodo, dovrebbe essere riportato veramente allo studio soprattutto degli studenti, perché questo libro, questo saggio non solo presenta dei brani estremamente importanti, delle muse, delle poesie tradotti dal greco, dal latino, ma presenta delle pagine proprio dai contenuti di questi brani che danno la possibilità di verificare in fondo come la nostra società, pur derivante da quel periodo, in fondo abbia perso veramente i valori che allora avevano portato ad un incremento della letteratura, della filosofia, delle scienze, della poesia, dell'arte. Io sono personalmente convinta che se si studiasse davvero quel periodo, se soprattutto i giovani riuscissero ad avere la presentazione di quel periodo, secondo così proprio come viene presentata dal professore Ulderico Mistico, io credo che capirebbero il significato
della storia di quel periodo e forse andrebbero a puntualizzare determinati argomenti. Io sono stata coinvolta da due parti di questo libro. La traduzione di una parte di un brano di Archimede. Perché Archimede? Perché io sono laureata in matematica, quindi ho avuto subito la cosa di andare a vedere, e l'altro dalla la parte di del filosofo di San Giovanni in Fiore, che mi ha sempre incuriosita nel tempo, perché so che ancora la sua storia è fonte di studio, non è perfettamente definita. Però la parte di Archimede, io voglio un attimino leggere una piccola parte, perché credo che ci siano degli spunti sui quali effettivamente con gli studenti, con i giovani, si potrebbe aprire un dibattito, perché a mio avviso è di grande insegnamento. Allora, in questa parte dei versi aurei che il professore Ulderico Nistico ha tradotto, Archimede dice: prima di tutto venera gli dei immortali come ordinato dalla legge divina, rispetta il giuramento, poi onora gli illustri eroi, rendi pure onore ai geni della terra, onora i genitori e i parenti degli altri, con la virtù ti farai amico i migliori. Tali cose imprimi nella mente e abituati a frenare il ventre, il sonno, la lussuria e l'ira. Guardate che sono veramente degli spunti che devono far meditare, che è un invito che a mio avviso dovrebbe essere costante, rivolto a ciascuno di noi. Non farai cosa turpe né con altri né da solo, e più che di tutti gli altri abbi vergogna di te stesso. Poi osserva la giustizia in fatti e in parole. Cioè, mentre leggevo questi passi dei versi altri, veramente io ci sono davvero ritrovata. Considera come sia destino per tutti di morire. Quei dolori che per volontà dei celesti soffrono i mortali, quale sia la tua fortuna, sopporta in pace e non sdegnarti, salvo per non in ogni cosa il meglio e la misura. Non concederai sonno ai molli occhi prima che non abbia considerate tre volte ciascuna delle azioni del giorno. In che peccai? Che feci? Quale mio dovere non compì? Beh, e prosegue con altri spunti. Io quando ho letto questi passi mi sono ritrovata. Perché secondo me, ecco, proprio quest'ultima parte, tra l'altro, dovrebbe essere valida per ciascuno di noi. Cioè io credo che ciascuno di noi, ogni sera, nel momento in cui si coglie, dovrebbe chiedersi: ho fatto tutto? Ho agito bene oggi? Ho peccato, ho compiuto fino in fondo il mio dovere? Cioè, se questo, queste frasi sono dette ai tempi della Magna Grecia, ma se vanno, se si riesce a meditare, a far capire ai giovani in particolare, ma anche a noi più adulti,
il significato di questi passi per me sono stati veramente dei passi che appunto pongono in discussione tante tante cose. E non mi dilungo, perché chiaramente il professore Misticò è quello che ci può essere di grande di grande aiuto nella maggiore illustrazione del libro, ma c'è un passo che anche questo a mio avviso dovrebbe far meditare, di Giovanni Minfiore. Tra l'altro, io credo che se si aiutasse a studiare, anche a discutere sul pensiero di Giovanni Minfiore, si aiuterebbe anche a rivitalizzare la Basilica di San Giovanni Minfiore, gli studi, cioè, perché c'è stata troppa trascuratezza anche sul... Ma per esempio Giovanni Minfiore dice: non erroneamente l'ordine dei laici, che si chiama anche coniugale, deve essere assimilato ai piccoli in Cristo. Quello dei secolari, che conservano i propri beni ai giovani. L'ordine di quelli che vivono in comunità i vecchi, poiché come si distinguono per anni le età della persona, così per costumi si distinguono le età dell'animo. Guardate che meditare su questo, oltre poi sul pensiero della Trinità, di Giovanni Minfiore ed altro, però ci sono veramente degli spunti egregi che ci dovrebbero, sui quali noi dovremmo davvero meditare. Per non dire, poi concludo davvero, la capacità dei poeti del tempo, della Magna Grecia e delle muse, l'ispirazione della poesia, che non vi nascondo, io ho ritrovato anche in qualche poesia scritta da una persona a me molto cara, ma che sicuramente, cioè, lo studio di queste di questo libro, del suo contenuto, io credo che sia da invito reale, partendo da una situazione che è la base di tutto e che è stata detta prima. Nella Magna Grecia si dava molto per rivitalizzare la cultura. Noi viviamo in un momento in cui c'è bisogno assolutamente di grande cultura, se vogliamo modificare questa nostra realtà. E quando si parla di cultura, non si può trascendere dalla cultura della nostra storia, di quello che è stato il nostro passato, perché altrimenti non si può andare avanti. Io credo che conoscendo realmente, riprendendo davvero lo studio della nostra storia, c'è questo invito, questa incitazione che credo coinvolga ciascuno di noi, e quindi a maggior ragione dovrebbe coinvolgere i giovani, per rivitalizzarsi e per in fondo riportarci non indietro nella storia, ma a ripristinare quei valori storici che hanno fatto grande la nostra Calabria. Sentiamo la parola al professore Scerbo dell'Università della Grecia di Catanzaro. Innanzitutto
Innanzitutto, buonasera a tutti, grazie per l'invito a partecipare a questo incontro, cosa che io faccio con molto piacere, per la stima, la profonda stima che ho nei riguardi del pericolo di Stricò. Io mi ricordo che ho fatto veramente anche la rilettura, ho fatto con piacere di queste cose. Devo dire che è curiosamente la seconda volta che mi succede nell'arco di pochi giorni di riparlare di cose di questo tipo. L'ho fatto qualche giorno fa, non insomma, sul pensiero classico. Qualche giorno fa la Fondazione Carica l'ha organizzato una serata, un pomeriggio per gli studenti di alcuni licei classici, ragionando sull'Antigone di Sofocle, ma con l'intenzione essenzialmente di risaltarvi, mettere in discussione, valorizzare la cultura classica. Ora, per me è una cosa che è abbastanza semplice. Io faccio parte di una scuola di filosofia del diritto, che è una scuola che si definisce di metafisica classica, cioè che ha con tutti il riferimento in realtà a Platone, Aristotele, insomma, il pensiero greco, ragione per cui insomma, sono ben contento di fare queste cose. Da qualche anno insegna alla facoltà di giurisprudenza diritto e letteratura, e molte delle cose che vengono trattate hanno a che fare con la letteratura, con la classicità, con la letteratura greca, con la letteratura latina. E quindi rivedere dopo pochi giorni un testo di questo tipo di Ulderico di Stricò mi fa molto piacere, perché in un tempo come il nostro, dove tutto viene ormai calcolato in termini numerici, dove tutto viene calcolato in termini statistici, dove l'unica cosa importante è che i conti tornino, ovviamente ricominciare a pensare in una maniera diversa e valutare cose che apparentemente sembra che non abbiano alcun significato, forse può servire anche, anzi serve sicuramente a valutare il mondo che ci circonda. Prima si parlava della politica, si parlava, questo vale per tutto, se nella politica e nel diritto, se nelle cose pubbliche e nelle cose private si seguissero gli insegnamenti degli antichi, sicuramente si vivrebbe molto meglio, si avrebbe una politica forse più pulita di quello che c'è oggi, un diritto che forse è più rispondente alla realizzazione del bene comune rispetto a quello che abitualmente si fa. Detto questo, io tra le altre cose sono stato allievo al liceo classico qui a Lupi di Catanzaro del professore Procopio, che aveva, diciamo, la maniera, in realtà io lui vedo moltissimo da questo punto di vista, aveva l'idea che latino e greco si dovesse studiare non solo in maniera forte, ma si dovesse studiare in metrica, perché noi dobbiamo sapere la metrica di tutte, io direi, e oltretutto possibilmente cercando di tradurre costantemente ogni giorno qualcosa che avesse a che fare, qualche passo che avesse a che fare con il mondo mondo greco e il mondo latino. Ed è un'abitudine questa che mi è rimasta, nel senso che io ancora oggi, a distanza di anni, continuo a rileggere le cose greche e latine in greco e in latino, magari a volte cercando di tradurre. Anche qui mi sono diventato a fare, in realtà la traduzione prima, mi sono diventato un po' a fare qualche traduzione delle cose che aveva riportato il professore di Stricò, più per gioco che per altro, ma anche proprio per tenere un po' di esercizio. Ora, questo testo è un testo che dovrebbe essere preso in considerazione per due fattori fondamentali. Uno è per capire qual è il valore e il significato della classicità, che ancora ha da insegnare, ci insegna sempre qualcosa in tutti i modi e in tutte le maniere. Ed è importante, perché io ormai da tempo sento anche continuamente parlare della necessità di un ridimensionamento della classicità. C'è un piccolo testo di Canfora in cui si critica la classicità, cerchiamo di finirla con questa idea della classicità, che curiosamente viene da uno che ha vissuto in realtà sulla classicità, questo mi pare abbastanza curioso. E peraltro verso, questo è un testo che ci permette di scoprire o di riscoprire degli autori che in realtà hanno un grande rilievo, una grande rilevanza, una grande importanza sul piano letterario prima di tutto, e poi ovviamente anche sul piano
strettamente della cultura e della civiltà del nostro, della nostra terra, perché questo è un testo Musignoli, che è casuale, tra l'altro il professore Sticò lo spiega all'inizio del libro il motivo per cui scrive questo testo, Musignoli, che è in realtà un testo che richiama essenzialmente alla necessità di comprendere, di capire, di ricordare e di tenere sempre presenti quali sono le nostre radici, qual è la nostra civiltà, di che, da dove noi deriviamo e probabilmente di che cosa noi dobbiamo servirci anche nella nostra vita quotidiana e nella vita del nostro tempo. Devo dire che a me è interessato molto anche la scelta che ho fatto, perché qui c'è una scelta dei brani, dei testi, cioè non è casuale anche la scelta. Ci sono testi, per esempio, che tutti magari ricordano, che non vengono riportati, ma non perché siano meno importanti, perché in realtà la linea di pensiero, anche la linea di condotta del testo di Mistico, va in una certa direzione, ragione per cui sono scelte, sono fatte delle scelte anche abbastanza mirate per quanto riguarda i frammenti, i brani che vengono ad essere recuperati. Ci sono alcune, io non dico leggete, cioè, certo, a parte la bellezza del greco e del latino, ci sono alcune cose in greco sono straordinarie e che secondo me poi anche in italiano rendono fino a un certo punto, ma sono straordinarie. Ma, per esempio, ci sono dei poeti come Ittico, come Nosside, per esempio, che sono straordinari, sono meravigliosi nel modo in cui vengono non solo riportate le cose, ma espressi i sentimenti, espressa l'animo. Nosside è sempre considerato come una poetessa quasi in contrapposizione a Saffo, c'è un riporta Mistico, dove lei appunto parla, di mettere in evidenza questo suo rapporto con Saffo, se voi passate da Mitilene vi troverete, eccetera, eccetera, guardate che io sono Nosside e così via. Ma questo è una contrapposizione in alto, non è una contrapposizione, per così dire, quasi in invidio, in gelosia, è una contrapposizione sulla altezza e sulle vette della poesia, come lo stesso vale per Ippico di Reggio, che appunto in questo, anche nei passi scelti dal professore Mistico, appunto mette in evidenza quella che è la grandezza della poesia nella Magna Grecia. Poi devo essere sincero, a me la cosa che mi è piaciuta perché io lo ricordavo, ma devo dire la verità, lo ricordavo molto vagamente, devo essere sincero, nel senso che a volte l'ho citato magari nel fare un po' con chi faccio il corso e tratto un po' del periodo, così, periodo insomma precedente, storico e così via, ma mi è piaciuto molto il poter riguardare, cosa che non facevo veramente da tempo, Alessi di Tunghi, dove un poeta che, a parte di grandissima simpatia e di grande raffinatezza, ma un poeta di anche grande ironia, ci sono due o tre passi che vengono riportati di critica satirica ai pitagorici, che sono veramente di grande, straordinaria, come dire, non solo straordinaria intelligenza, ma anche di straordinaria capacità culturale, perché si vede, si capisce in realtà anche in quel periodo, in quel momento, che tipo di rapporto c'è all'interno dell'arte e delle lettere nel mondo greco e nel mondo magno greco. Cioè si tratta di rapporti che sono rapporti di grande attenzione, di grande profondità. Ora, detto questo, il testo è un testo che, vi ripeto, ha una sua particolare rilevanza, ma quello che a me interessa anche mettere in evidenza è che tutto quello che viene sotto, che c'è sotto in queste, nelle opere di tutti questi autori, che poi quello che accade nel mondo, un po' nel mondo greco, nel mondo latino, nel mondo della classicità, c'è una fortissima attenzione per due cose fondamentali. Una è quella della, questo anche nella citazione prima fatta dall'Amico di Napoli, una è la grande attenzione che c'è per la bene comune, cioè per quello che è il modo di vivere insieme.
I classici parlavano della cosiddetta filia, che è la coappartenenza, cioè l'appartenere alla stessa, non è l'amicizia. Noi traduciamo con amicizia, in realtà è una traduzione che non solo non rende, ma non è neanche corretta. Quest'idea della coappartenenza, che è l'idea che tutti troviamo nel mondo greco, ma troviamo anche in Cicerone, per esempio, e quest'idea è che attraversa anche questi autori, cioè l'idea del bene comune, dell'appartenere alla stessa comunità, di essere parte integrante di uno stesso sistema che in qualche modo consente a tutti di vivere meglio e di stare meglio. Ed è quello che noi nel corso degli anni, nel corso del tempo, nella modernità in realtà, e ancora di più nella contemporaneità, abbiamo completamente dimenticato. Siamo ripiegati nel nostro individualismo, in una concezione, una visione assolutamente individualistica, e in una concezione dove prevale l'elemento strumentale, funzionale, rispetto a quello dell'essenza, dell'elemento essenziale. Questi autori ci riportano in questa dimensione. L'altro elemento che trovate anche qui in modo come dire, sfaccettato con diversi rilievi è l'elemento dell'umanità, cioè l'idea dell'uomo. Ma l'idea dell'uomo intesa come fondamento e base dell'essere non solo dell'essere del singolo, ma dell'essere insieme, dell'essere della comunità. L'elemento dell'uomo, l'elemento dell'umanità, nelle sue diverse sfaccettature, nel bene e nel male, uno sguardo all'uomo in quanto tale, nella sua dimensione totale, nella sua dimensione globale. E anche questa è una cosa che noi nel corso del tempo, nella modernità e nella contemporaneità, siamo andati perdendo piano piano, fino ad arrivare al punto in cui ormai le cose sono compiute, realizzate, quasi in una situazione di affermazione di disumanità. Se voi guardate al modo in cui si affrontano i problemi economici, i problemi giuridici, gli aspetti politici del nostro tempo e anche all'interno della nostra, del nostro paese, voi vi rendete conto di una cosa, che l'elemento dell'uomo rappresenta forse l'ultimo degli aspetti a cui si guarda. Si guarda ai conti, si guarda all'economia, si guarda alla stabilità, si guarda al PIL, si guarda ai mercati finanziari, si guarda tutto quello che volete. Si dimentica che però la politica, il diritto, in realtà tutto ciò che ha a che fare con la vita pubblica, ma anche con la vita privata, ha una dimensione fondamentale da tenere presente, che è la dimensione dell'uomo. Leggendo questi testi che voi trovate nel libro di Ulderico Risticò, ritrovate anche questo elemento dell'uomo, dell'umanità, che dovrebbe sempre accompagnare il nostro modo di essere, nel pubblico e nel privato. Grazie. Grazie. Pino Cavallaro, nonché appassionato di cultura classica. Grazie, io ovviamente ringrazio la dottoressa Turelli per l'invito e ovviamente ringrazio anche il professor Risticò perché ha dato alla nostra comunità calabra la possibilità e spero anche per estendere il più possibile la possibilità di leggere questo libro che veramente è una pietra miliare per quanto riguarda delle nostre radici, delle nostre tradizioni. È chiaro che ho letto il libro ed è anche vero che non essendo un esperto non mi permetto di analizzarlo in modo analitico, in modo diciamo, strettamente tecnico, perché è giusto che sia il professore l'autore a farlo. Ma per la mia impressione, nel leggerlo, che ovviamente l'ho letto tutto in un tiro perché mi ha appassionato, talmente scritto bene, talmente coinvolgente tra l'altro, e rappresenta tutto ciò che è stato nei millenni la nostra terra, la nostra storia, la nostra cultura, il nostro modo di essere. E è anche vero, come citavo poco fa l'onorevole Napoli, il passaggio di Archimede, con quei principi lineari, principi basilari che effettivamente dimostra che la mentalità umana non è cambiata, sono trascorsi 2000 anni e tutto può cambiare, si può arrivare oggi ad avere il cellulare più importante, più veloce, o la tecnologia, però la concezione dell'etica, la concezione della vita come era 2000 anni fa lo è anche oggi, perciò significa che questo libro a mio giudizio dovrebbe essere dato principalmente ai giovani nelle scuole e quasi devo sentire dire costretti a studiarlo, perché se i giovani cominciano a studiare questo libro e cominciano a studiare libri come questi del professor Risticò, alla fine
con l'arricchimento che avranno attraverso la conoscenza del nostro passato, potranno garantire un futuro migliore alle nostre generazioni e alla nostra terra, che ne ha tanto bisogno, perché attraverso queste forme culturali, attraverso queste forme di evoluzione veramente culturale, si può cambiare tanto. E per questo ringrazio la dottoressa Turelli per avermi dato questa possibilità e sono grato al professor Aristico per avermi dato la possibilità di abbeverarmi con piacere delle sue letture. Grazie. Allora, do la parola a Monsignor Pino Silvestre che ci relazionerà sul libro del professor Aristico. Innanzitutto io porto un caro saluto da parte dell'Arcivescovo Monsignor Bertolone che è impegnato a Roma per la Conferenza Episcopale Italiana. Questo saluto al professore Federico Misticò, prima di tutto, e a tutti voi. E io ho cercato di guardare il libro attraverso un approccio che mi è più consono, cioè l'approccio teologico. E in primo luogo devo dire grazie al professore Misticò perché questa opera è un contributo scientifico non indifferente, è un grande servizio alla cultura non solo calabrese, mediterranea, ma alla cultura mondiale, direi. Già il titolo si presenta molto affascinante e quando io ho visto questo titolo mi è stata suscitata una grande curiosità per andare avanti nella lettura. Lui con molta umiltà nella presentazione iniziale dice che si tratta di un'antologia di testi di una quarantina di autori, ma in verità credo che definire questo libro antologia sia molto poco e limitato, perché non riflette il vero contenuto dell'opera. Si tratta invece di un lavoro condotto con una pazienza certo sì, che ha richiesto una consultazione delle fonti autentiche, degli autori e di tutti gli studi acquisiti su questi temi. Per certi versi il libro del professore Aristico mi sembra abbia delle caratteristiche di una edizione critica di questi testi che lui esamina. Perché non solo analizza i contenuti degli autori, ma rivela anche la grande passione con cui egli stesso si è dedicato alla ricerca e l'amore verso la nostra terra. La varietà degli autori trattati, come ho detto, sono una quarantina, che abbraccia una serie di secoli di storia dall'VIII secolo avanti Cristo sino al XIII secolo dopo Cristo, sono autori greci e autori latini. Ecco, questa varietà ci introduce in un orizzonte ancora più vasto che coniuga insieme le diverse discipline, cioè la lirica, la poesia, la commedia, la tragedia, la scienza, la filosofia, l'arte, la religione, la teologia, la mistica. In una parola, come diceva l'onorevole Napoli che ci ha preceduto, io credo che dall'insieme si possa cogliere veramente un'indicazione ben precisa, per esempio, sulla legge naturale. Che cos'è la legge naturale? Il testo di Archimede mi pare che rivela molto proprio questo.
Che cos'è la coscienza? Porca. Che cos'è il bene comune? Chi è l'uomo? Perché anche una sana antropologia emerge dal testo, l'ha sottolineato il professore Scerpo questo, no? E poi un grande problema di attualità, che è quello del rispetto del creato, della salvaguardia del creato, perché in tutte le pagine emerge questo, con dei particolari che racconta anche il professore traducendo i diversi carichi, le diverse linee. Questo primo tomo, possiamo dire, apre una finestra sulle nostre radici culturali, mettendo in evidenza nelle diverse epoche il contesto ambientale, storico e sociale. E rivela l'animus profondamente greco che si annida dentro di noi, fin dall'inizio, lo fa notare pure il professore questo. Questo animus greco che poi è stato alimentato profondamente ancora attraverso la cultura delle lauree e dei monasteri brasiliani, dei monaci italo-greci che hanno disseminato la nostra terra di Calabria. È importante anche un altro particolare. Anche le vicende linguistiche, con i diversi passaggi, osco, greco, arabo, latino, greco, volgare, latino ecclesiastico, italiano volgare, riflettono il travagliato cammino delle nostre popolazioni, con i greci, i romani, gli arabi, i longobardi, romei, svevi, normanni. Proprio per questi accenni circostanziati ai diversi periodi storici e alle classi dominanti, a mio avviso il libro può essere anche una chiave di lettura dell'annosa questione meridionale che ci ha portato all'isolamento, all'esclusione, di cui oggi ancora stiamo facendo questa triste esperienza. Infine posso dire che leggendo questo libro io ho visto realizzato un pensiero di San Tommaso d'Aquino, che San Tommaso d'Aquino con questo pensiero ci aiuta veramente alla crescita spirituale. San Tommaso d'Aquino mette in evidenza come la letteratura, la poesia, l'arte sono manifestazioni non solo della sapienza di Dio, ma anche della bellezza di Dio, che riflessa dell'uomo, perché l'uomo è immagine di Dio. E allora non mi sembra esagerato dire che attraverso la ricchezza dei contenuti di questo libro ci viene proposta una via che conduce a Dio, che San Tommaso definisce quella della via pulcritudinis. Il flash ultimo su Gioacchino da Fiore è molto importante, perché da una parte quasi segna la sintesi di un cammino che ci ha immerso nella ricchezza dei tesori del nostro territorio, ed è un faro di luce, dall'altra che apre nuovi orizzonti su quello che ci riserverà poi il secondo volume, che attendiamo con ansia, caro professore. Gioacchino da Fiore veramente, nelle poche pennellate che il professore dà, emerge nella sua personalità soprattutto come grande teologo e filosofo, che ha avuto questo merito di leggere trinitariamente la storia e di leggere la Trinità storicamente, come dice il teologo Bruno Forte. E questo il professore lo mette in evidenza. Quindi il libro si presenta come un invito a ripartire
tra queste risorse per la rinascita e lo sviluppo culturale e sociale del nostro territorio, della Magna Grecia. Grazie. Do la parola all'autore del libro, il professore Federico Misticone. Buonasera, io devo ringraziare tutti voi per essere presenti e la dottoressa Tudelli e la sua associazione Universo Minori per aver fortemente voluto questa occasione culturale. Devo ringraziare i relatori che sono stati tutti troppo più gentili di quanto il mio lavoro non meriti. Hanno trovato solo i pregi e sicuramente invece ci saranno anche tanti difetti. Perciò li ringrazio per la loro bontà. Voglio ringraziare anche l'illustre assente, assente per ragioni di lavoro, cioè l'editore, che ha già dato il conosco, sono paesano, tanto accidiano, un uomo coraggiosissimo, il quale quando si innamora di un testo lo pubblica senza pregiudizi di alcun genere, ci separa mille miglia ideologicamente parlando, siamo ottimi amici, ma soprattutto è un uomo di grande capacità editoriale. Allora, io vi ringrazio tutti e basterebbe questo perché tutto quello che c'era da dire è stato detto, ma due parole toccano anche all'autore, il quale deve giustificare il motivo per cui si è messo a scrivere questo libro. E il motivo è, per dirlo in maniera molto banale, che di Magna Grecia parlano tutti, ma non è che se ne sappia più di tanto. Quindi il primo motivo è questo: cercare di far sapere che cos'era davvero questa Magna Grecia dal punto di vista letterario. Occorrerebbe scrivere una storia della Magna Grecia, ce ne sono tante, ma sono puramente accademiche e scientifiche. Non dico pesanti, ma insomma, certo di non facile lettura. È una fatica che prima o poi qualcuno dovrà donare. Ma l'aspetto letterario della Magna Grecia, o comunque della cultura ionica, è sottovalutato perché a scuola si può studiare fino a un certo punto. I poeti greci sono migliaia, gli autori latini sono infiniti, bisogna per forza compiere delle scelte. Tuttavia, noi dovremmo invertire un po' quest'ottica e saper guardare alla cultura locale non in un tentativo di vanagloria, di darci importanza come qualche volta una cultura provinciale scivola nel fare, ma per capirci, come è stato ben detto da molti altri prima di me, per capire noi stessi, per capire il nostro passato, per vedere di questo passato che cosa ci rimane. E in particolare ciò si fa attraverso lo studio della linguistica. Qui si apre un discorso che cercheremo di affrontare molto in breve, ma è quello più delicato. E poi capire come era il rapporto tra gli antichi e la letteratura. Oggi noi abbiamo l'idea del poeta come un solitario. Se poi entra in un certo giro di casa editrice per i letterari ha successo, se no tutti dicono che è bravo ma non ha successo. Nella città greca il poeta e il letterato facevano parte della comunità in maniera strutturale. Il primo dei poeti di cui potete leggere si chiama Stesicoro, ma in realtà Stesicoro vuol dire colui che ordina i cori. E più un nome di mestiere, più un soprannome, che non probabilmente il suo nome vero, alcuni pensano che si chiamasse Teisias. Stesicoro vuol dire colui che di mestiere organizza un coro. Isten Koros. Ora, se lo faceva di mestiere, lui, scrivendo i versi e la musica, e qui si apre un mistero, la musica greca c'è praticamente ignota, noi non sappiamo quasi nulla, ma certamente doveva essere adatta al testo, come una specie di melodramma. I testi dei poeti corali sono cantati, e cantati in coro, però se c'erano quelli che cantavano, questi non lo facevano per dilettantismo,
non erano una filarmonica così di amici che si riunivano, lo facevano altrettanto divertente. I Poretti e le Poretti, perché c'è anche l'elemento femminile, andavano a scuola per imparare a cantare e accompagnavano il canto con il corosso, che significa danza. Lo facevano di mestiere. La città favoriva questo mestiere perché? Perché una vittoria in guerra o il contrario, un successo alle Olimpiadi, una occasione religiosa di particolare rilievo, gli degli dei, dovevano essere composti e cantati. E c'era anche poi la coreografia, nonché la scenografia, tutte queste arti erano sotto la tutela della città. Quei tempi quelli, quando il letterato poteva trovare anche nel potere politico qualcuno che dicesse sì, sei bravo. Le tragedie greche, sono ateniesi, venivano rappresentate da un arconte, il quale si assumeva questa responsabilità e imponeva una liturgia, una tassa da un cittadino. Questo significa che l'allestimento di una tragedia costava denaro. Perché insisto su questo argomento che sembra così vile, il vil denaro? Per farvi capire che l'idea moderna del poeta come uno che vive come quello della poema al quinto piano senza ascensore è un'idea falsa, quantomeno per gli antichi. Gli antichi interpretavano la città, cantavano per la città. Tenete anche conto che non c'erano i mezzi di comunicazione moderni, quindi la poesia suppliva anche alla necessità di comunicare. Quando Fitone di Reggio, un personaggio che completamente dimenticato, poveraccio, morì sotto atroci torture ad opera di Dionisio il Vecchio, perché la tua regina era ostinato, disse, io non barrego. Si arrese quando la città era completamente alla fame, quando avevano mangiato fino alle le porte, dice Diodoro, e persino le corregge degli animali, tutto avevano mangiato. Si arrese. Venne torturato in una maniera teatrale. I poeti scrissero dei trenoi sulla sua morte, tutti i poeti greci. Quindi la fama di quest'uomo, assolutamente ignota, perché gli ho fatto manco la mia, sto poveraccio, una viuzza, no, niente. La fama si diffuse attraverso la poesia. Musa letteralmente significa la dea della memoria. Ha la stessa, fidati di questo, credete sulla parola, la stessa radice di ment, la stessa radice, colei che diffonde la mente, la memoria, diffonde la storia. La prima delle muse è Clio, l'uomo, quella che diffonde la gloria. Allora, la prima considerazione che voglio dare brevemente è questo rapporto che c'è tra il popolo e la poesia, che è andato completamente perduto, ridotto la poesia a solipsismo, cioè il poeta parla di se stesso, parla per se stesso e francamente non ha molto da dire al suo popolo. Questi poeti dovevano parlare prima di tutto alla città, riservandosi però un cantuccio, soprattutto ibrico, non tanto stesicolo nei frammenti che abbiamo. Ma Ippico aveva anche il suo cantuccio d'amore, aveva i suoi cantucci personali, quindi al poeta era anche concesso essere monodico, cioè parlare di sé, ma prima di tutto doveva essere l'interprete del suo popolo. Ecco perché questo libro può darci un'idea di come la letteratura dovrebbe essere capace di tornare ad avere un rapporto con il popolo. Il che non significa inseguire il successo, significa anche polemizzare, significa anche saper dire quello che il popolo non vuole sentirsi dire, essere capace di satira, e soprattutto i latini ne furono maestri.
la satira che attraverso l'ironia, attraverso la cattiveria di Giorazio, il poeta satirico non risparmia nessun amico. Attraverso questo fustiga i costumi, svergogna chi deve svergognare ed esercita quindi un'importante funzione morale. Allora, ho tentato di dare uno spaccato di questo mondo, di come in una città greca i poeti potessero scrivere ed essere letti, ed essere ascoltati, e non soltanto scrivere per se stessi, magari andando in cerca poi di un concorso letterario, c'erano pure quelli, come c'erano i concorsi di bellezza di cui parla Alceo, le donne di Lesbo che vanno per essere giudicate nella loro natura. Così c'erano i concorsi di poesia, però anche questo nell'ambito della città. Sono, come è stato ben rilevato, millenni, una carrellata lunga, perché cambia la lingua. Ora, vi rubo un minuto perché riflettiate su che significa il cambiamento della lingua. La lingua, è stato giustamente osservato fin dalle origini della linguistica, fin dalle Saussure, la lingua pensa per il parlante. Cioè, quando noi parliamo in italiano o in qualsiasi altra lingua, forse l'80% di ciò che diciamo è già stato detto. Poi ci mettiamo una percentuale che è nostra. Allora provate a immaginare cosa deve essere successo qui da noi, quando si parlavano le lingue pre-greche che non conosciamo. Poi arrivarono i greci, i quali peraltro non parlavano il greco non esiste, parlavano i vari dialetti greci, che non erano neanche tanto simili uno all'altro. A Locri si parlava un dialetto locrese, a Crotone e fino a Sibari si parlava l'acheo. A Reggio si parlava il calcidese, ma poi arrivare i Messeni che parlavano dorico, no. Per culminare poi a Reggio, Angela, con quella meravigliosa epigrafe di un elenco di cittadini romani, almeno con i tria nomina, in greco. Perché sono cittadini romani, quindi ognuno si chiama Caio, Sempronio, eccetera, però tutto in greco. Quindi immaginate che gran confusione linguistica ci doveva essere. Però finisce il greco e arriva il latino. Poi sul latino si sovrapporrà ancora il neogreco, quello bizantino. Poi tornerà l'italiano volgare. Pensate quante volte un nonno non si è più capito con il nipote. E allora riflettete anche su questi traumi della nostra storia, non continuità, traumi. La nostra storia che si interrompe linguisticamente, la letteratura ci consente in un certo senso di recuperare questa storia linguistica. Ma vi avverto che i poeti greci non scrivono mai nel loro linguaggio, scrivono sempre in un linguaggio letterario. Qualsiasi poeta greco volesse scrivere un poema epico, di dovunque fosse, dovrebbe scriverlo nella lingua di Omero. Questa è una regola a cui non si può sfuggire. Nella tragedia greca il dialogo si può fare, si deve fare in lingua ateniese normale, ma il coro in tono. Quindi non è che se noi leggiamo i versi di Nosside abbiamo la garanzia che all'opera parlassero così. È un indizio, ci aiuta un po' a capire quale fosse la lingua. Nosside è sicuramente la più umana di tutte le pagine che voi leggete. Perché è donna, perché tocca argomenti d'amore e perché è molto femminile anche nella destinazione delle sue poesie. Purtroppo però, e qui c'era proprio da scegliere, di Nosside ci rimangono 12 epigrammi, di 4 versi. Niente di più. La storia è crudele. Tra i papiri che sono stati mangiati dai topi, tra le devastazioni, i terremoti e quant'altro, noi di questi antichi abbiamo una conoscenza modesta. Dobbiamo
contentarci di procedere per frammenti. Un po' di più abbiamo invece dei poeti latini, che riguardano soprattutto però la zona pugliese, e ho voluto spingermi per Orazio in maniera particolare, e di Venosa, ma quello che Cicerone chiama il padre, Ennio, e Accio, Pacuvio, il primo dei poeti, Livio Andronico, è un greco, però di Taranto. In un certo senso c'è anche una latinità. Poi sparisce la letteratura per secoli, fino a due grandi nomi, che sono stati ben richiamati prima di me, e che sono Castelnuovo e Gioacchino Orfione. Ora, se Gioacchino gode di tanto in tanto di momenti di notorietà, anche internazionali, vi ricorderete che lo nominò Obama in campagna elettorale, Cassiodoro è praticamente sconosciuto. A Squillace, se lo ricordo, anzi voglio approfittare per invitarvi il 12 e il 13, faremo un'importante manifestazione, giugno ovviamente, faremo una manifestazione importante a Squillace su Cassiodoro. Ma non va più di lì. Nessuno conosce bene Cassiodoro. L'importanza invece del pensiero di Cassiodoro è fondamentale. Egli è, non come viene giornalisticamente di solito ripetuto, l'ultimo dei romani, ma il contrario, è il primo uomo del Medioevo. E crea la parola modernus in senso positivo. Dice, i miei tempi sono migliori di quelli antichi, perché noi abbiamo avuto la rivelazione divina e gli antichi non l'avevano. Aggiunge poi un pensiero politico, che purtroppo fu di breve durata, che fu il tentativo di Cassiodoro di creare uno Stato italiano con le leggi romane e la forza degli ostrogoti. Visto che ormai i romani forza non ne avevano più, sperò che questo nuovo popolo barbaro, romanizzato poco, senza esagerare perché altrimenti perdevano la barbarie, non più. Poco romanizzato, ma molto forte, potesse creare non l'impero d'Occidente di nuovo, ma una specie di grande Stato italiano fondato sulla Romania e con queste nuove forze. Il suo progetto fallì. E perciò Cassiodoro non è un politico, non è un uomo di cultura prestato alla politica, ma è il contrario, è un politico che, visto fallire il proprio progetto per le circostanze, si rifugia negli ultimi lunghi decenni della vita e a lui dobbiamo la conservazione di gran parte del patrimonio. Sarebbe ora di valorizzare meglio Cassiodoro. E per concludere Gioacchino. Gioacchino Orfione è un personaggio difficile da capire, ma in questo 750esimo di Dante sarebbe l'occasione per la Calabria di coniugare le celebrazioni dell'Alighieri con quelle di Gioacchino. Ed è, perdonate, non è il solito campanilismo calabrese, qui sbarcò Ulisse e altre fantasie. La Divina Commedia non si spiega senza il pensiero di Gioacchino Orfione, a cominciare dalla disposizione triadica, le tre cantiche, le stesse terzine e soprattutto, come ben diceva Rompino, della ispirazione trinitaria. Dalla severità del padre, l'inferno, alla misericordia del figlio, il purgatorio, fino alla celebrazione dello Spirito Santo, il paradiso. Dante è tributario di Gioacchino di una profonda riflessione teologica, ma anche in ispirazioni meno profonde, come possono essere i simboli, le immagini, il liber figurare, tutte cose che Dante conobbe in maniera abbastanza clandestina, perché ufficialmente il pensiero di Gioacchino
era vietato, in realtà circolava tranquillamente lo stesso, e Dante ne mette a conoscenza. Allora, non si spiega la Divina Commedia senza il pensiero di Gioacchino da un punto di vista strettamente teologico e spirituale. Poi bisogna chiamare in causa invece San Tommaso d'Aquino per tutto ciò che riguarda la politica, che invece Gioacchino è assente. Gioacchino crede che verrà il giorno in cui non ci sarà più né politica né chiesa. Questo è il motivo per cui venne condannato. Perché lo Spirito Santo creerà il sabato, cioè la pace eterna. Questa sarebbe la profezia. Dante sa che gli uomini hanno bisogno invece della legge, che la legge però da sola, mi spiego, non serve a nulla se nessuno l'applica, le leggi so, ma chi può male ad esse? E quindi occorre l'impero. Ma occorre l'impero affinché si arrivi alla pace universale del santo. Allora, se questo mio lavoro può aiutare a capire meglio la nostra complicata storia, non dico travagliata, la nostra è una storia molto meno travagliata di grandissime terre d'Europa. Pensate quello che è successo in Inghilterra negli ultimi 700-800 anni di guerra civile continua. Non è tanto più la pace degli angeli che altro, però complicata sicuramente sì. Allora, se studiare i poeti può servire a creare una specie di filo di Arianna per capire il labirinto della Calabria, spero di aver fatto qualcosa di utile. Una sola parola dico, non dico di mio elogio perché sarebbe veramente eccessivo, ma di autocritica, che è la traduzione. Com'è che io ho tradotto soprattutto il greco? E chiudo, consentitemi questo momento di gloria, con quanto disse una persona molto nota, vi dirò poi il nome, sentendo la mia traduzione di Nosside. Si vede che dopo aver fatto un elenco di traduttori di Nosside, che non vi dico perché sarei veramente presuntuoso, affermando che la mia traduzione era migliore, concluse così: si vede che Ulderico pensa in greco, forse perché mi chiamo Listicò. Comunque sarà andata così. Io vi ringrazio molto di avermi ascoltato, ringrazio soprattutto i relatori per l'eccessiva bontà, ringrazio Universo Minori e la dottoressa Tulelli per la caparbietà con cui ha voluto che voi foste a conoscenza di questo libro, e spero che il secondo tomo veda la luce abbastanza presto. Intanto aiutate a smaltire il primo. Grazie. E lo ringraziamo, siamo noi che ringraziamo il professore per questo capolavoro letterario. Direi di vedere se nella platea c'è qualcuno che vuole porre la domanda all'autore del libro. Prego. Di Ippido e le sue poesie erotiche, me ne può parlare meglio? Allora, c'è una domanda sottintesa in questo. L'erotismo di Ippico è rivolto sicuramente a un amore per i fanciulli. Era una cosa abbastanza comune per i greci, non se ne facevano un problema, anche se distinguevano molto nettamente una forma spirituale da forme materiali volgari che invece condannavano, ma era un po' giocarci intorno per razionalizzare quello che era diventato ormai il costume. Anche dalla poetessa Saffo, come si sa, che dedica le sue poesie, che sono sicuramente le poesie d'amore più belle che siano mai state scritte, ma la dedica alle sue amiche. È una mentalità che separa nettamente la sessualità dal sentimento. Mentre, soprattutto, la religione, prima ebraica poi cattolica, in questo caso coincidono, afferma l'identificazione tra, se non sbaglio, vorrei rompere, l'identificazione tra la sessualità e la riproduzione. I greci avevano un po' di costumi, un tantino più
meno meno pregnanti, però quello che conta è l'espressione della passione. Da un punto di vista poetico, Ibico rappresenta questo suo amore come una passione violenta. E questa è la caratteristica del Eros, che si distingue appunto dalla filia, dalla agape, che sono forme di volersi bene, forme di convivenza, di socialità, mentre l'Eros è considerato sempre qualcosa di folle e perciò fuori dalle regole. Platone dice che Eros è figlio di Poros e di Penia. Penia perché l'amore è sempre povero. Perché è sempre povero? Perché è insoddisfatto. Il vero amore è sempre insoddisfatto. Qualunque cosa abbia, qualunque sia il momento che gode, ne desidera ancora di più. E questa è una riflessione importantissima. E consentitemi anche di fare un po' di polemica. Quando si crede razionalisticamente che soddisfacendo alcuni desideri l'anima trovi pace. Non è così. Non è così. Anzi, più il desiderio è soddisfatto, più cresce. Riflettete sulla Divina Commedia e come i cieli ruotino di più quando gli angeli sono più vicini a Dio, non quelli più lontani. Più sono vicini, più vorrebbero essere vicini. Perché al desiderio non c'è fine. E questo è, non teologicamente, non mi permetterei mai, e questa è poeticamente la grande prova dell'esistenza di Dio, il fatto che lo desideriamo. Ma desideriamo anche molte altre cose. E allora i greci chiamavano Eros questo desiderio violentissimo. Ibico, mentre cantava per la città, mentre inneggiava i doveri, e tutto, trovava il suo angolino per una sua passione. O almeno noi conosciamo questo, eh? Se mi ripeto che abbiamo sempre a che fare con frammenti, quindi noi lo sappiamo. Poi della loro vita, della vita di questi, ci hanno ricamato molto i biografi, i codici, quindi non sappiamo nemmeno. Tipico, si disse che morì e le gru rivelarono l'assassino. E questo è un processo logico. No. C'erano loro che arrivavano lì, sono stati loro e si sbrigarono su. È chiaro che sono belle storie, belle invenzioni, ma noi dobbiamo apprezzare l'alto valore poetico che è sia di tipo pubblico sia di tipo privato. Penso di aver detto quello che si doveva dire. Se non ci sono altre domande, inviterei la pittrice Concetta Rotondo ad avvicinarsi al tavolo dei relatori e spiegare la sua opera. Chiedo qualcosina da lì perché Gracias.
teologici ed è veramente per quella parte dell'età adulta, e mi sono aperti molti orizzonti. Ho fatto un'introspezione mia personale, mi conosco proprio di più, posso migliorare i miei rapporti con gli altri. Quindi mi collego a quello che ha detto per la cultura mistica e mi trovo veramente d'accordo. Io faccio conto di tutti, in realtà perché siete stati tutti molto esaurienti e mi avete arricchita moltissimo. Grazie. Poco esprimere i più sentiti ringraziamenti. È una noticina ultima per chiudere, perché non bisogna confondere la bellezza greca con l'estetismo. La bellezza greca è fondamentalmente armonia, cioè efficienza. Armonia significa connessione, ciò che è perfettamente connesso e perciò anche bello. La prima volta che usate questa parola nell'Iliade si riferisce al capo della guerra, il quale si chiama arma perché è armastone, perfettamente connesso. Provate a immaginare un carro da guerra lanciato in velocità che non sia perfettamente connesso. Salta immediatamente. Quindi funziona. Funzionando è bello. Non è allora una bellezza contemplata, una bellezza lontana, una bellezza statica, tantomeno una bellezza per la bellezza, ma è una bellezza come manifestazione della calocadatina, di ciò che è bello perché è buono ed è buono perché è bello. Questo quadro è molto bello. Ciao, diciamo alle conclusioni. Ringrazio tutti i relatori, ringrazio il professor Rodrigo Misticò, ringrazio tutti voi per essere stati presenti a questo importante evento. Ringraziamo l'amministrazione comunale per la concessione della sala consigliare. E un profondo grazie va alla dottoressa Tuvelli, presidente dell'Associazione Universitaria, non solo per la manifestazione, ma per tutta una serie di tanti eventi nel sociale e socioculturali per la nostra città. Grazie a tutti voi e buonasera. Liberi TV, siamo nella sala del consiglio del comune di Catanzaro e siamo in compagnia dell'assessore Sgromo. Assessore, oggi si presenta un libro e il comune di Catanzaro è molto impegnato in attività culturali. L'evento di oggi è organizzato dall'associazione Universo Minori, che qui in comune ha organizzato tantissime cose. Cosa ci può dire su questa presentazione? Ma io sono felicissimo di essere qua, infatti intendo sempre ringraziare l'associazione Universo Minori, perché quando c'è una manifestazione loro il primo a essere invitato sono io, indegnamente ritengo, ma è un attestato di stima che mi onora. Il comune di Catanzaro è impegnato in questo momento a recuperare, diciamo, quel passaggio di città culturale, e questo è un passaggio importante perché siamo impegnati a 360 gradi. Non da ultimo, è un argomento diverso, più leggero, ma di notevole importanza, all'inaugurazione del Museo del Rock. Ieri c'è stato un bellissimo evento con Dallaglio, che era il batterista dei Ribelli, e di Adriano Celentano, quindi il momento in cui c'era la saletta del Museo del Rock piena. Questo qua è un momento molto importante, poi tutti conosciamo il professore Misticò. Io ho dato un'occhiata al libro, è una traduzione di poesie dal latino e dal greco. Pur avendo fatto il liceo classico, io mi sono impegnato un attimo per vedere, ma è molto bello ed è molto importante. E averlo qui, nella nostra bellissima sala rossa del Consiglio Comunale di Catanzaro, ci inorgoglisce. Beh, il libro di Misticò è sicuramente un libro impegnativo. Secondo lei, quanto sono importanti al giorno d'oggi i testi classici e come si può fare per coinvolgere i giovani per conoscere la letteratura classica? Ma lei con me sfonda una porta aperta. Io ho fatto il liceo classico, vengo da uno studio classico, quindi questi testi sono fondamentali per la crescita delle nuove generazioni. Io mi auguro che venga riscoperto e ridato quel peso che devono avere sia la lingua latina che la lingua greca, perché la lingua italiana nasce soprattutto dal latino, e il greco serve per la grammatica. Io ricordo questo dai miei studi classici. E poi mi permetta un passaggio.
io faccio l'avvocato e naturalmente fare l'avvocato e provenire da una, da uno studio classico aiuta molto, aiuta molto. Io non so, ho tanti altri miei colleghi bravi ugualmente, si hanno avuto la stessa facilità nel superare gli esami di diritto romano, di storia del diritto romano, di storia del diritto romano, dove il latino era la lingua principe. Mi corre l'obbligo, ed è l'ultima domanda che le pongo, di fare una domanda di politica. A quando in questa nostra Calabria, qui siamo nel capoluogo di regione, e insomma lei ricopre un assessorato importante nella città capoluogo di regione, ma a quanto nella nostra regione secondo lei un grande evento di cultura? Ma io mi auguro che si possa, però questo qua non è una domanda che deve fare a noi amministrazione comunale di Catanzaro. Noi abbiamo fatto cultura negli anni passati, io mi onoro di essere stato già assessore col sindaco Abramo nelle passate sue amministrazioni, quindi mi chiedo scusa, nelle sue passate amministrazioni. E ricordo che non c'erano solamente i concerti, che erano momenti culturali, ma c'erano momenti di alta cultura con gli assessori alla cultura, assessore alla pubblica istruzione, che ancora ero io, per far sì che questa città potesse crescere. C'è stato un momento di vuoto, secondo me, ma io mi auguro che questa amministrazione riesca a fare in tempo a recuperare il tempo perduto, e lo stiamo facendo con l'apertura di questi contenitori culturali. Quindi poi c'è il nostro teatro, che è l'unico in Calabria che quest'anno ha funzionato, e questo vuol dire che, pur non essendo guidato e diretto dall'amministrazione direttamente, perché c'è la Fondazione Politeama, ha avuto i suoi successi e ha chiuso, proprio ieri parlando col direttore della Fondazione, col collega Aldo Costa, c'è stato un incremento degli incassi del 75%. Beh, un ottimo risultato. Grazie all'assessore Sgromo. Grazie a voi.